Allora, salve a tutti, sono Mauro Tedeschini, uno dei fondatori di Vai Elettrico. Il bello della mobilità elettrica è che si incontrano tante aziende che per noi sono nuove, anche se poi, come scopriremo, magari hanno una lunga storia alle spalle. Oggi parliamo con Luigi Gaudiano, che è il Channel Manager di Electrico. E io direi che chi meglio di lui può spiegarci che cos'è Elettrico e che cosa fa, partendo ovviamente dalla storia. Sì, grazie, grazie chiaramente per l'opportunità, insomma, di far scoprire a tutti un po' chi siamo e che cosa facciamo. E partiamo da chi siamo. Chi siamo Elettrico è uno spin-off di un'azienda molto importante sul mercato della telemetria di flotte aziendali. Ci occupiamo appunto di telemetria e tracking di veicoli dal 1995. E con un grosso portafoglio clienti. Ormai siamo leader di questo settore, oltre 10 milioni di veicoli tracciati ogni giorno. Siamo nati appunto nel 1995 da un'idea del nostro fondatore che è Claudio Schuma. Appunto, gestendo moltissime flotte aziendali, ci siamo resi conto nel 2015, inizio 2016, che il mercato degli autoveicoli stava cambiando, quindi si stava passando in una maniera anche molto spinta dai veicoli termici ai veicoli elettrici. Claudio Schuma, appunto il fondatore di Safelit, ha creato un'azienda appunto che si chiama Elettrico. Voleva creare un'azienda, anzi ha creato un'azienda che al di là dei nostri competitor doveva essere un'azienda molto snella, e che desse la possibilità di avere chiaramente delle tecnologie molto all'avanguardia per quel che riguarda appunto i punti di ricarica e che fosse un buon prodotto per chi ci voleva rivendere. Quindi un prodotto molto smart per gli utenti finali, un prodotto molto facile da installare e soprattutto che ha delle caratteristiche molto di nicchia per quel che riguarda il mercato delle wall box domestiche. Ecco, che prodotti fate quindi? Cioè, che tipo di proposta commerciale avete nell'elettrico? Allora, la nostra proposta è partita chiaramente con una wall box domestica da 7,4 kW. Chiaramente abbiamo registrato la nostra wall box anche per tutti quei progetti dedicati di ARERA. E il mercato chiaramente lì ha spinto, è stato un pochettino quel mercato che ci ha fatto anche crescere a livello italiano, a livello europeo. E dopodiché abbiamo chiaramente investito molti dei nostri guadagni su tutte quelle che sono le soluzioni anche un po' dedicate per il business. Quindi abbiamo creato una soluzione da 11 kW e da 22 kW. Le nostre soluzioni, insomma, si distinguono un po' sul mercato perché, come dicevo, sono estremamente facili da installare, quindi un tempo di installazione è previsto tra 10 e 15 minuti, quindi il partner ci amano perché siamo estremamente facile nell'installazione, molto facili da settare e soprattutto abbiamo un feedback sulla customer experience che è veramente molto alto. Quindi gli utenti tramite l'app, appunto Elettrico, riescono a gestire tutto quello che è i cicli di ricarica e tutte quelle che sono le feature legate appunto alla nostra wall box. Tra l'altro, da quello che so, proponete anche un'integrazione con tutti quelli che sono, diciamo, i tool di casa, non so, Alexa, gli Home Assistant, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, io farei adesso magari una ripartizione fra l'utente privato e l'utente, diciamo, ufficio, utente azienda, no? Già ne abbiamo un pochettino parlato, però ecco, anche il fatto che la wall box sia non un oggetto a sé, ma qualcosa che dialoghi con il resto della casa, perché noi vediamo tantissimi nostri lettori che ci dicono: io ho preso l'auto elettrica e dopo l'auto elettrica ho cominciato a ragionare sul fatto di mettere i fornelli a induzione, insomma, praticamente di eliminare pian piano il gas e tutto quello che in qualche modo ha a che fare con il petrolio, con qualcosa di elettrico, no? Però è chiaro che se tutti questi oggetti dialogano tra di loro, anche in termini di risparmio energetico e di risparmio di soldi, possono esserci dei risultati importanti. Esatto, proprio per questo noi, insomma, quando abbiamo pensato a come creare una wall box ideale per l'uso domestico, ci siamo fatti delle domande e ci siamo fatti aiutare anche dai nostri end user. Quindi abbiamo fatto un vero e proprio sondaggio tra gli end user e anche un po' tra quello che era il nostro parco partner. Abbiamo chiesto loro qual era un ideale caricabatterie per uso domestico.
E ci hanno risposto, e poi lo abbiamo messo chiaramente all'interno delle nostre soluzioni, insomma, che il caricabatteria doveva caricare durante la notte, appieno i veicoli elettrici, e doveva avere una capacità di bilanciamento del carico, appunto perché, insomma, andiamo ad aggiungere sull'impianto domestico un altro prodotto che assume energia, quindi che accumula energia. E deve essere integrato con la smart home. Stiamo diventando sempre più dipendenti dalla facilità di utilizzo dei nostri oggetti. Quindi anche la wall box doveva essere un prodotto facile da usare ed integrato. Integrato con l'impianto fotovoltaico. Appunto, chi sceglie di passare al green, tendenzialmente appunto lo fa progettando tutta la sua casa in funzione appunto del risparmio energetico e della salvaguardia dell'ambiente. La nostra wall box si integra con tutti gli impianti fotovoltaici esistenti in questo momento, quindi siamo i più compatibili. Deve avere chiaramente poi un design accattivante. Abbiamo fatto studiare il nostro design ad un'azienda che si occupa di design di pezzi di auto di prestigio e forniture di interni di prestigio e ci hanno suggerito un design molto minimalista e facile. Chiaramente gli end user vogliono le cose belle, chiaramente in Italia soprattutto, ma devono avere anche un prezzo interessante. Abbiamo creato quindi questo prodotto molto completo, ma che ha un prezzo veramente molto, molto interessante e alla portata di tutti. Ecco, qual è la risposta dei clienti, soprattutto aziende? Perché la mia impressione è che in Italia si fa tantissima fatica a installare, adesso parlo degli impianti fotovoltaici, dei grandi impianti, perché ci sono resistenze, comitati, insomma c'è sempre un atteggiamento come se si volesse deturpare l'ambiente. Mentre invece le aziende si stanno muovendo a dei ritmi sostenutissimi come installazione appunto di pannelli fotovoltaici, ma anche di cambiamento, diciamo, di tutto il loro sistema di impiego dell'energia, perché non si vogliono più scottare con problemi come quelli vissuti nel 2022, con un'impennata del kilowattore da 20 a 60, 70 e anche più centesimi. Ecco, mi sembra che nel mondo aziende ci sia una grande dinamicità in Italia, forse anche più che all'estero. Noi ci lamentiamo sempre dell'Italia, ma qui c'è un, diciamo, secondo me, una grande risposta. Ecco, diciamo che il prodotto azienda, quindi gli 11,22 kW, che sono le soluzioni che noi suggeriamo poi per le aziende, rispecchiano un po' la dinamica che abbiamo creato poi per gli end user. Quindi abbiamo chiesto alle aziende e ai partner che lavorano con le aziende quali dovevano essere le caratteristiche principali per poter sposare il mercato azienda. Chiaramente le aziende devono, come dicevamo prima, ridurre i costi. Per ridurre i costi abbiamo dovuto chiaramente duplicare quello che era il prodotto casa per l'azienda. Quindi facile installazione, abbattiamo appunto i costi per quel che riguarda le installazioni, la scalabilità, quindi un prodotto che può essere, insomma, le aziende possono partire con delle flotte limitate chiaramente di autoveicoli e quindi anche di wall box, ma scalabile, quindi dove si possono andare a integrare poi in futuro più stazioni di ricarica. E di facile accesso, quindi ogni utente dell'azienda può registrarsi sull'app e quindi registrando anche il proprio veicolo e accendere e spegnere in autonomia le wall box per andare chiaramente a ricaricare il proprio veicolo. Diamo la possibilità di monitorare tutti quelli che sono i processi di ricarica attraverso l'app o il portale dedicato, quindi anche le aziende riescono a capire quanto i dipendenti stanno utilizzando questo bene aziendale, insomma, in termini proprio di dispendio energetico, e dà la possibilità appunto a tutte quelle aziende che invece di offrire un servizio di ricarica gratuito volessero in qualche maniera appunto monetizzare questi servizi di ricarica, di avere un portale completamente gestito da noi, quindi privo di impegni e di risorse aziendali, dove appunto possono andare a offrire questo servizio a pagamento. Mi vengono in mente appunto strutture alberghiere, supermercati e quant'altro che offrono questo servizio,
Chiaramente, come dicevamo prima, il servizio fino a qualche tempo fa era un servizio che le strutture davano per attirare clienti, ma con l'aumento appunto dei costi energetici, ora questo servizio in qualche maniera, appunto, quando si va a parlare di punti di ricarica pubblici, molte volte viene monetizzato. A queste aziende, appunto, che non hanno un addetto o che non vogliono gestire in prima persona questi servizi di ricarica, diamo una soluzione chiave in mano, quindi installazione tramite i nostri partner e gestione di tutti quelli che sono i flussi di ricarica a carico nostro. Ecco, abbiamo parlato appunto delle aziende, ma per quello che riguarda i privati, qual è la situazione? Perché è finito di fatto il 110% con la possibilità quindi di mettere nella ristrutturazione anche i costi di installazione di un eventuale wall box o di wall box condominiali al servizio di tutti. C'è una situazione che a me ad esempio non è molto chiara per quello che riguarda gli incentivi in questo momento. Infatti noi riceviamo un sacco di domande di quando arriva l'incentivo per l'installazione a casa, che non sembra che non arrivi mai. Ecco, qual è la situazione? È un mercato che si sta muovendo o sono tutti in attesa che il governo faccia qualcosa? Allora, è un mercato che si sta muovendo. Chiaramente c'è stato un'ondata che era quella del 110, che ha aiutato molto lo sviluppo del nostro mercato. Ora c'è stato un rallentamento, anche se questo rallentamento lo abbiamo subito, ma lo abbiamo subito in parte. Come dicevo prima, la nostra soluzione è una soluzione alla portata veramente di tutti e quindi di facile vendita. Quindi i nostri partner riescono comunque a far business con noi perché il prodotto domestico è un prodotto veramente competitivo. Per quel che riguarda gli incentivi, voci di corridoio, giornali e quant'altro parlano di un bonus stazioni di ricarica. E il bonus prevede un tetto massimo appunto per gli utenti domestici di 1.500 euro, che devono essere comprensivi appunto di stazione di ricarica e di installazione. E voci di corridoio molto vicine al governo ci dicono che questi soldi sono in Italia, devono decidere come erogarli e come poi poter far sì che l'installatore o l'utente domestico possa recuperare il prezzo dell'installazione. Diciamo che anche noi, come i nostri chiaramente colleghi sul mercato, speriamo che questo avvenga, insomma, qui durante l'estate, in modo da poter partire poi a settembre carichi di nuove opportunità. Come ecco, dicevo parliamo... appunto, sì. Come prego, dicevo prego. Appunto, il bonus non è illimitato come per il 110, quindi la soluzione elettrico è ideale appunto per tutti quegli end user che chiaramente vogliono rimanere all'interno del budget massimo dei 1.500 euro che prevede appunto il bonus. No, dicevo, parliamo un attimo anche del mondo che sta a fianco delle aziende che, come voi, appunto, producono anche wall box e forniscono dei servizi, e il cliente finale, ovvero tutto il mondo fatto di distributori, installatori, elettricisti, concessionari, grossisti dell'elettrico. Ecco, si dice spesso che in Italia queste figure mancano. È vero? Tra l'altro so che voi il 12 luglio, quindi fra pochi giorni, farete un webinar destinato proprio ai professionisti in cui spiegherete appunto qual è la vostra offerta e soprattutto qual è la possibilità di collaborazione con voi per dare un servizio migliore all'utente finale. Ecco, su questo piano come siamo messi? Ecco, c'è bisogno di formazione? A chi si deve rivolgere il cliente finale, soprattutto per avere un buon servizio? Allora, noi chiaramente collaboriamo già in Italia con un canale che è quello appunto legato un po' alla distribuzione. Non facciamo vendita diretta, quindi tutto quello che il nostro fatturato in Italia deve passare attraverso il canale, quindi anche tutti quegli utenti finali che ci contattano per avere una quotazione oppure per comprare direttamente da noi vengono convogliati attraverso il canale. Abbiamo già, come dicevo prima, una rete di canale che è composta appunto da installatori, rivenditori, aziende che si occupano di fotovoltaico, aziende che si occupano di 110 e che si occupavano di 110, ed aziende che si occupano dell'edilizia. Siamo alla costante ricerca di nuovi partner, anche perché tendenzialmente i feedback che ci danno i nostri partner sono molto alti e sono molto positivi, quindi la nostra soluzione si sposa veramente bene per chi vuole intraprendere questo business.
Il 12 appunto avremo un webinar che sarà un webinar formativo, daremo una panoramica su tutto quello che è il nostro portafoglio prodotto, daremo delle news su quelli che sono le nuove integrazioni che riusciamo a fare con il prodotto elettrico e avremo del materiale in più appunto da condividere per quel che saranno anche gli incentivi, i nuovi incentivi di cui parlavamo prima. E una cosa molto bella è che non sarà un webinar ad una via, quindi sarà un webinar aperto dove si potranno fare domande appunto su quello che sarà sia il prodotto che il futuro dell'elettrico. E per ringraziare tutti coloro che parteciperanno, avremo chiaramente dei gift, dei premi che vogliamo condividere appunto con chi ci dedica quest'ora di tempo. E saranno degli sconti appunto su quello che sarà il listino e delle wall box da poter vincere a chi appunto partecipa al nostro insomma, seminario webinar. Ecco, vuol dirci come ci si iscrive? Certamente abbiamo un link che stiamo condividendo sia sul nostro sito sia sul lo stiamo condividendo su LinkedIn, su Twitter. Insomma, siamo molto attivi anche sulla parte di comunicazione e tutti coloro che si vogliono iscrivere possono scrivere direttamente all'elettrico o scrivere alla nostra mail diretta, gli verrà inviato un link al quale appunto registrarsi. Ci si registra, una sessione Zoom e appunto in un'oretta vogliamo dare un punto, oltre a una panoramica su quello che è l'azienda, creare anche un po' di interesse per quello che saranno i nuovi bonus e speriamo che da qui al 12 insomma il governo attivi questi bonus così da poter dare anche una buona notizia ai nostri partner. Senta, una stupidaggine che si legge spesso sull'elettrico è che non avremo abbastanza energie perché appunto le macchine toglieranno energia alle case, alle aziende, avremo dei blackout, eccetera, che è una sciocchezza come è stato certificato anche da appunto le grandi aziende come l'Enel, insomma, chi poi l'energia la fornisce. Mentre invece si dice che ci potrebbe essere effettivamente, e va gestito, un problema di carichi, no? So che voi anche state collaborando con ARERA anche per l'esperienza che avete per l'azienda che sta alle vostre spalle, no? Per quello che riguarda il bilanciamento dei carichi, la ripartizione della potenza, eccetera. Ecco, che cosa state facendo su questo fronte? Allora, abbiamo collaborato sia con ARERA che con altre aziende partner per fornitori energetici prevalentemente. Per capire appunto quale sarà il rimedio a questo potenziale problema, che non si sa se è un problema, ma potenzialmente potrebbe diventarlo. Meglio affrontarli prima i problemi nel caso in cui sorgano. Nella nostra stile di vita cerchiamo di capire quali potrebbero essere i problemi per non affrontarli troppo tardi. Abbiamo trovato delle soluzioni e chiaramente smart meter è la prima soluzione per il bilanciamento del carico interno alla casa. Uno smart meter cloud invece che viene dato ai gestori per poter bilanciare tutte le wall box in una maniera dinamica. In un futuro non molto lontano gli utenti come me, che appunto guidano un'auto elettrica, torneranno a casa tra le 5 e le 7 di sera e tutti quanti inizieranno a caricare l'auto. Quindi quello potrebbe essere un picco che dovremo affrontare. Ecco, in una maniera integrata e smart, gli operatori stanno già prevedendo e ci hanno chiesto appunto di supportarli in questo percorso. Integrazione con i loro sistemi di gestione per andare a monitorare tutto quello che è l'assorbimento delle wall box e andare chiaramente a impedire che ci sia un assorbimento tale da creare dei blackout. Questo fa sì, ed è già attivato, è un servizio che noi offriamo, che integrandoci appunto con i loro sistemi di gestione, questo in un futuro non dovrà più essere un problema. Abbiamo già messo sotto stress questo nostro servizio, funziona alla grande, quindi in futuro questo non sarà un problema per chi dovesse scegliere di diventare nostro partner, nostro cliente. Ecco, l'ultima domanda dal vostro punto di vista, visto che si parla sempre del fatto che l'Italia, tra i grandi paesi d'Europa,
è un po' il fanalino di coda nell'elettrico, no? Siamo a, come vendite, a un 3-4% di quota, mentre paesi come la Germania e la Francia sono ormai largamente sopra al 10%. Ecco, secondo voi l'Italia resterà il fanalino di coda o ci sono segnali che in qualche modo ci sia un interesse maggiore? Allora, assolutamente no. Insomma, statistiche di vendita dicono che stiamo diventando chiaramente non i leader, perché ci sono nazioni che sono partite molto prima, appunto tutti i paesi nordici, però stiamo diventando tra i driver, quindi di questo mercato. E stiamo diventando i driver di questo mercato appunto perché, legandoci anche all'aspetto del fotovoltaico, siamo tra i paesi con più sole, quindi insomma gli utenti domestici vogliono iniziare a risparmiare, quindi con un investimento iniziale poi godere di un vantaggio che potrebbe essere insomma a vita. Quindi il fotovoltaico sarà uno dei driver molto importanti per il mercato italiano, appunto perché siamo una delle nazioni con più sole in Europa e chiaramente di conseguenza anche quello dei veicoli elettrici. E gli incentivi statali sicuramente possono fare la differenza, ma fa molto anche la differenza la consapevolezza, insomma, che il mondo sta cambiando e che gli utenti medi stanno valutando sempre di più appunto un'esperienza di guida che è elettrica. Diciamo che poi chi prova l'elettrico, io ero uno di quelli che dubitava del mercato dei veicoli elettrici. Ho provato i veicoli elettrici, ora sono un fautore e lavoro anche in un'azienda, insomma, che spinge l'elettrico. E diciamo che è sicuramente un mercato molto interessante che nei prossimi anni ci darà sicuramente tanto. E c'è anche da dire che le case automobilistiche stanno cambiando, quindi sicuramente gli autoveicoli elettrici hanno un'autonomia molto interessante, dei design molto accattivanti e delle performance ineguagliabili rispetto appunto a quelle del mercato tradizionale delle auto a combustione. E sicuramente la confidenza è molto alta, le statistiche dicono che stiamo andando in quella direzione e a breve ne vedremo i risultati. Tra l'altro, volendo essere ottimisti a tutti i costi, visto che arriviamo un po' dopo gli altri, no? In qualche modo fruiremmo anche degli errori che hanno fatto gli altri come lezione per evitare di farli, perché essendo in un terreno nuovo come quello dell'elettrico è chiaro che si impara giorno dopo giorno, no? Questo è sicuramente vero. Certamente, diciamo che chi è partito prima, come dicevamo qualche istante fa, ha subito anche l'inesperienza, mentre già oggi abbiamo insomma qualche anno di esperienza alle spalle nel mercato e sicuramente stiamo andando su un mercato che è altamente performante, parlando appunto di veicoli, e che offre insomma sicuramente una varietà in termini di prezzo, in termini di performance automobilistiche che sono veramente importanti. Bene, allora io ringrazio Luigi Gaudiano di Electrico e do appuntamento a tutti a questo punto a mercoledì prossimo per il vostro webinar, in cui tutti questi argomenti naturalmente li potrete sviscerare in termini ancora più tecnici, direi, visto che è un webinar destinato soprattutto ai professionisti del settore. Per cui grazie, noi ci incontreremo sicuramente nelle prossime fiere di settore, perché è lì che ci siamo conosciuti ed è bello anche poter appunto avere un contatto diretto e non solo attraverso Zoom. E quindi buon lavoro e a presto. Grazie mille, grazie a tutti per l'opportunità e ci vediamo al webinar.